stata presentata la prima tronista della nuova edizione di Uomini e Donne, si tratta di un ex protagonista di Temptation Island. Al via con la nuova edizione di Uomini e Donne. Finalmente, dopo settimane e giorni di attesa, nella giornata di ieri, mercoledì 28 agosto 2024, si è tenuta la prima registrazione della nuova edizione che debutterà nella fascia pomeridiana di Canale 5 a partire dalle prime settimane di settembre. Come ogni anno che si rispetti, abbiamo già in anteprima alcune succulenti ed interessanti anticipazioni svelate dall'esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni. Sulla sua pagina Instagram lorenzopugnaloni.it, l'esperto di gossip ha informato i fan del programma sulle attesissime novità, sui ritorni del trono over e sui nuovi protagonisti del trono classico. Nel corso della prima registrazione, infatti, sono stati annunciati e presentati i primi tre tronisti della nuova edizione. Uomini e Donne, ecco chi è la nuova tronista. Al termine della registrazione, anche sui profili social ufficiali di Uomini e Donne e WeTitF sono stati diffusi video di presentazione dei nuovi volti del trono classico. La prima protagonista è Francesca Sorrentino. Di sicuro in molti la ricorderanno per la sua partecipazione nella penultima edizione di Temptation Island in coppia con l'ex fidanzato Manuela Maura. I due all'epoca si erano lasciati ma, dopo diversi mesi dalla fine del programma, erano tornati di nuovo insieme. Si sono lasciati definitivamente agli inizi di giugno. Nel video di presentazione, Francesca ha raccontato di sé e della sua vita: "Sono Francesca, ho 24 anni e vengo da un piccolissimo paese in provincia di Frosinone. Nella vita sono un tecnico della riabilitazione psichiatrica e lavoro con i bambini autistici. Ho scelto questo ambito perché amo aiutare gli altri e forse questo è stato anche uno dei problemi della mia vita perché ho messo sempre gli altri al primo posto. Qualcuno potrebbe pensare che sono furba ma in realtà sono un'ingenua totale. Sono una grandissima maniaca del controllo. E ancora, sono single dai primi di giugno, esco da una relazione durata circa 3 anni e mezzo, questa relazione è stata sotto agli occhi di tutti. Ci ho voluto riprovare, ma le cose non sono andate. Mi ha comunque insegnato tanto e ho capito che non voglio più mettermi al secondo posto. Per me amare vuol dire condividere, fare gioco di squadra, mettere una persona sullo stesso piano. Mi reputo una brava persona. Sono una persona su cui contare, generosa, leale, sono un po' pesante, ma sono anche molto simpatica. Il tempo con me passa velocemente." Infine ha rivelato cosa si aspetta da questa esperienza: "Da questa esperienza mi piacerebbe trovare l'amore come quello dei miei genitori, che sono 25 anni che stanno insieme e si amano come il primo giorno. Loro sono proprio l'ideale dell'amore. Si amano, vanno a fare il weekend se mia madre va a fare la spesa e non risponde. Mio padre 2 chiede dove stai, cosa stai facendo 2. Dopo tanti anni di matrimonio non è scontato. E io sono così. Un po' gelosa, un po' possessiva, è difficile trovare una persona che accetta questo lato. Non è che sono leggerina. Mi sento tipo una bambina che guarda tipo l'ideale fantastico. Ho voglia di rimettermi in gioco e di scrivere un nuovo capitolo della mia vita.